Care ragazze e cari ragazzi, vorrei essere con voi in questo momento. Mi dispiace moltissimo che non sia così, ma voglio mandarvi un messaggio dal cuore, perché state per vivere un'esperienza che vi accompagnerà per tutta la vita. È stato così con me quando a 18 anni, dopo aver finito le scuole superiori, andai a visitare i campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. È un ricordo che ti fa vedere il mondo da un punto di vista completamente diverso. Ti apre gli occhi su ciò che conta davvero nei rapporti tra gli uomini e ti dà la forza di reagire di fronte alle ingiustizie, alle persecuzioni, ma soprattutto ti rende consapevole che quello che è successo può risuccedere se ciascuno di noi non fa quello che è necessario, proteggere la libertà. Io vi auguro di fare un'esperienza straordinaria, insieme, con il sorriso. Non mancherà qualche lacrima. Non vi preoccupate, non vi spaventate, la forza è vostra, il futuro è vostro. Quello che vedrete ci insegnerà che dobbiamo fare di tutto perché non riaccada mai più. Vi abbraccio con tutta la forza possibile. Un saluto dalla città metropolitana e sappiate che noi continueremo sempre a sostenere progetti come questi.